La stenosi aortica rappresenta la seconda valvulopatia per incidenza nella popolazione e la sua incidenza aumenta con l'aumentare dell'età. Questo rappresenta un vero e proprio problema clinico perché i nostri pazienti sono sempre più numerosi. A questi pazienti, che molto spesso sono molto anziani, possiamo offrire da 12 anni, tempo passato dal primo impianto percutaneo in Piemonte, una procedura molto meno invasiva, che è la TAVI. Dapprima abbiamo proposto questo tipo di intervento a pazienti non operabili o a pazienti compassionevoli, ma negli anni le indicazioni sono molto cambiate. Questo si basa essenzialmente su due presupposti fondamentali. Il primo è che c'è stata un'evoluzione tecnologica delle valvole molto rapida e che ci ha portato per alcuni tipi di valvola addirittura ad essere alla quarta evoluzione delle valvole stesse, con una sostanziale miniaturizzazione delle protesi che ha consentito il trattamento in sicurezza di sempre più pazienti. Dall'altra parte abbiamo assistito a un'evoluzione tecnica delle nostre tecniche di impianto che rendono l'approccio percutaneo sempre meno invasivo, minimamente invasivo. Grazie a questi due presupposti, la letteratura ci ha consentito, ci ha fornito dei dati fondamentali per allargare le nostre indicazioni. I primi dati che ci ha fornito la letteratura sono stati essenzialmente dati di efficacia e di sicurezza di questo tipo di procedura anche in pazienti a basso rischio, e mi riferisco agli studi pubblicati nel 2019, al Partner 3 essenzialmente e all'Evolut Low Risk, che ha mostrato che anche in pazienti più giovani, l'età media era 72 anni, e pazienti più a basso rischio, la TAVI è una procedura superiore in termini di outcome alla cardiochirurgia, almeno nel follow-up a breve termine. In secondo luogo, abbiamo avuto dei dati molto, molto, diciamo, vantaggiosi in termini di durabilità di queste protesi, perché sono stati pubblicati recentemente studi a 5 anni che hanno mostrato che queste protesi sono ancora durevoli a questo intervallo di tempo. Ovviamente le linee guida hanno recepito questo tipo di indicazioni e hanno dato una serie di parametri in cui l'età fondamentalmente è una discriminante per proporre questo tipo di intervento. Il futuro è sicuramente un futuro delle TAVI e sicuramente le TAVI potranno essere proposte a sempre più pazienti, a pazienti sempre più a basso rischio e sempre più a pazienti più giovani. Però dobbiamo aspettare ancora qualche anno perché questi studi completino un follow-up a più lungo termine. Nel caso di degenerazione di valvola biologica aortica, negli ultimi anni abbiamo la possibilità di proporre un approccio mini-invasivo. Esso consiste nell'impianto di una nuova valvola biologica all'interno della protesi degenerata, senza che questa ultima venga rimossa dal paziente. Questo tipo di intervento si chiama valve in valve e negli ultimi anni appare, diciamo, essere una valida alternativa in quei pazienti che non possono essere sottoposti per un aumentato rischio ad un reintervento chirurgico. Al momento attuale non abbiamo ancora però dati randomizzati che possano sancire questo tipo di intervento come un intervento sostitutivo della chirurgia tradizionale e in assenza di dati randomizzati dobbiamo basarci sui dati che ci provengono dai registri. Cosa ci dicono? Ci dicono che sicuramente la fase perioperatoria di questo tipo di intervento è più sicuro rispetto alla chirurgia tradizionale di reintervento chirurgico. Tuttavia, ci sono alcuni segnali che nel lungo periodo questo beneficio possa essere perso. E questo è dovuto essenzialmente alla presenza di alcune fattori insidiosi che possono essere determinanti in una prognosi peggiore a lungo termine. Mi riferisco soprattutto in pazienti che hanno ricevuto nel primo intervento una valvola piccola al mantenimento di un alto gradiente dopo il nostro posizionamento della valvola dentro la valvola chirurgica.
oppure ha un aumentato rischio di occlusione coronarica, oppure un aumentato rischio di necessità di impianto di pacemaker. Per evitare questo tipo di inconvenienti è necessaria una valutazione puntuale molto precisa nella fase preoperatoria, in cui noi evidenziamo la presenza eventuale di queste problematiche e attraverso metodiche più complesse la risolviamo. Anche per la degenerazione protesica in sede mitralica abbiamo delle grosse novità da proporre ai pazienti. Da molti anni noi abbiamo condotto degli impianti valve-in-valve procedendo per lo più attraverso una piccola puntura diretta sul torace transapicale. Da alcuni anni però proponiamo un intervento ancora meno invasivo che non necessita nemmeno la puntura arteriosa, passando dalla vena femorale. Abbiamo la possibilità di impiantare la nostra valvola in sede mitralica attraverso una piccola apertura che facciamo nel setto interlaterale. In questi pazienti, che sono pazienti ovviamente ad alto rischio, in cui un secondo intervento cardiochirurgico non è proponibile, questa bassissima invasività si è dimostrata molto sicura e molto efficace.